a partire, questi mi rifaccio del federalismo integrale, dagli spazi più vicini all'individuo fino ad arrivare all'Europa e forse prossimamente anche al mondo. Quindi l'idea prospettica di azione del movimento non deve essere assolutamente limitata a quello che alla nostra vita quotidiana, eppure l'impegno ci deve essere nella nostra vita quotidiana, ma sempre con una prospettiva verso l'Europa, fondamentalmente. Il movimento federalista fa parte della forza federalista, di cui fanno parte anche la EDE, che è l'Associazione Europea degli Insegnanti, il CIFE, il Centro Italiano di Formazione Europea, l'AICRE, l'Associazione dei Comuni delle Regioni d'Europa, il Movimento Europeo, il Consiglio Italiano del Movimento Europeo, la GFE, insomma, che sarebbe la Gioventù Federalista Europea, ma la consideriamo parte del movimento, l'Associazione dei giornalisti europei. Quindi, nei vari campi possibili di applicazione, in particolare quelli più sensibili, quindi la comunicazione, l'istruzione e la formazione, fondamentalmente, il movimento è presente con delle altre strutture. Io ho sempre considerato, diciamo, come le cinque dita di una mano che quando riescono a chiudersi, ad unire, i loro colpi li riescono a dare e riescono ad andare a segno, fondamentalmente. Quindi, da quando, ormai 4 anni fa, ho preso la segreteria del Movimento Federalista, ho cercato sempre di fare in modo di lavorare insieme a tutte le altre realtà della forza federalista. Alle volte ci si riesce, alle volte non ci si riesce. È bene che ogni realtà persegua gli scopi propri per cui è stata creata, però, che ne so, convegni, seminari, se si riesce a lavorare insieme escono fuori davvero delle cose di un certo livello, insomma, e questa è la dimostrazione, insomma. Quindi della forza federalista abbiamo parlato, il Movimento Federalista Europeo è suddiviso, tra virgolette, in MFE tout court e Gioventù Federalista Europea. Fino a 30 anni in Italia, fino a 35 in altre parti d'Europa, quindi in questo caso la GFE italiana è riuscita secondo me, ad essere un po' più avanti del resto d'Europa, si fa parte sia del movimento federalista sia della gioventù federalista, dai 30 anni barra 35, non solo del movimento federalista, insomma, tout court, nell'espressione italiana, UEF. O GEF per quanto riguarda la parte europea e anche si fa parte del World Federalist Movement, fondamentalmente. Il lavoro sui giovani è, a mio parere, fondamentale, nel senso che se i ragazzi, purtroppo i ragazzi danno per scontato molte delle cose che l'Europa man mano faticosamente ha guadagnato. Adesso dell'Europa spesso e volentieri non se ne parla, se ne parla con fastidio, però il fatto stesso di riuscire a muoversi da un paese a paese, di andare a studiare fuori, di poter fare un confronto dei prezzi e magari comprare la cosa che ti conviene di più in un altro paese, anche questo, piuttosto che tante tante cose, di poter andare a votare, eleggere i tuoi parlamentari, i tuoi rappresentanti al Parlamento europeo. Quando fino al 79 erano eletti di secondo grado, cioè tu leggevi, vabbè, lo sappiamo tutti quanti, si eleggevano prima i rappresentanti nei parlamenti nazionali e poi questi sceglievano i rappresentanti al Parlamento europeo, all'Assemblea legislativa, in tal caso. Questo è importante, sono delle conquiste, delle vittorie che man mano sono state acquisite e non dico nemmeno che bisogna forzare troppo la mano per far capire quanto sia costato fare queste, però si potrebbe magari far capire che se non fossero state acquisite queste vittorie, bisogna in qualche modo acquisirle a quest'ora e quindi la fatica che è stata fatta in precedenza sarebbe poi ritornata tutto quanto sul groppone dei ragazzi, fondamentalmente. Detto questo,
Io direi che per il momento mi fermo, insomma, magari se vogliamo parlare un po' tutti quanti insieme di che cosa può voler dire un impegno in questo momento nel senso dell'Europa. C'è qualche intervento, magari? O qualche curiosità che avete? Altrimenti farei intervenire qualcuno dei giovani, come vedete che man mano sono con cui man mano abbiamo avuto a che fare, insomma. Io lo farò una domanda. Ah, allora, io penso di essersela scampata, ma non se l'è scampata, la facciamo dopo parlare. Però prima abbiamo una domanda, prego. Oh, che non ci sono persone. C'è qualche altro avventore? No, è un giornalista. Non è giornalista. Ma è un amico. Chi è? Ah, che sì. Prego, no, la struttura politica, cioè, la struttura, diciamo, del... grazie. No, la struttura, cioè, ok, ma che cosa cambierà rispetto ad adesso, come è strutturata in questo momento l'Europa? Dici in una Sì, in una prospettiva più federale. ampia e federale. C'è la struttura politica degli Stato. Il Parlamento europeo c'è. c'è. Allora, quali saranno le prossime Allora, iniziative no, c'è più reali? che altro la No? rivoluzione che porterà questo movimento. Ma perciò dicevo, interessante. Effettivamente alcune delle, come abbiamo detto, man mano, per fortuna, alcuni risultati sono stati acquisiti, anche se non tutti. Abbiamo fatto un esempio quest'oggi del problema che crea l'unanimità nelle decisioni. Allora, prima cosa di tutto, a me già una semplificazione del processo decisionale secondo, non dispiacerebbe per niente, anche perché tu cittadino ti perdi nel momento in cui cerchi di capire che cosa, chi ha deciso che cosa in questo momento in Europa. Una semplificazione che elimini una buona parte del potere di veto di uno Stato, che magari renda la seconda Camera, quella che cioè, ovvero il Consiglio dei Ministri in questo momento, una Camera rappresentativa degli Stati, e che la parifichi in tutto e per tutto al Parlamento europeo, o meglio, che parifichi il Parlamento, il Consiglio dei Ministri, che questo è il vero problema, insomma, che questo è il problema principale. Questo già sarebbe un notevole passo avanti. Poi in una struttura federale, abbiamo parlato, la politica estera e di sicurezza, quindi l'esercito fondamentalmente, è ancora a livello degli stati nazionali. E questo è un grosso problema. La Commissione europea, io per semplificare questa mattina, giusto per fare un parallelo, l'ho paragonata al governo, ma il governo è un governo che viene scelto, cioè fondamentalmente si elegge il Parlamento e poi il governo viene di conseguenza, è direttamente dipendente dalla volontà del Parlamento e comunque dalla volontà dei cittadini. La costruzione della Commissione europea è un qualcosa di incredibile, devono essere, cambieranno le cose nel 2014, però devono essere rappresentati, devono essere i vari stati che propongono una rosa di rappresentanti, va bene? E quindi intervengono gli stati, non sono i cittadini che dicono io voglio quella persona lì come presidente della commissione, quindi come mio premier a livello europeo. Questa è una delle battaglie, tante battaglie del movimento federalista, voglio dire, quella per la governance europea, per il governo europeo, tante battaglie e non si vincono, cioè vengono rimandate. La tenacia di riproporre le battaglie al momento giusto, anche questa è una cosa fondamentale. Signora Bigotti? Franca. L'assessore sta arrivando, è un po' in ritardo, ma arriva la domanda, sta arrivando. Lo aspettiamo. Questa è una delle battaglie, insomma, per esempio. Un'altra possibile battaglia, oltre a quella per la governance, è quella per
per l'esercito, una battaglia un po' più piccola è una governance reale dell'economia, quantomeno quello. Ancora un'altra possibile battaglia era quella di dotare l'Unione Europea di adeguate risorse finanziarie. Bene, questo cosa vuol dire? Che magari si possono razionalizzare delle spese se vengono trasferite delle competenze all'Unione Europea, possono essere razionalizzate. Perché manteniamo 27 eserciti? Non ci dobbiamo più combattere tra di noi. Sono gli stati nazionali che non se ne vogliono alienare, altrimenti ne faremmo un altro, un europeo più stati nazionali. Quindi non è una penso che la domanda sia un po' mal posta, nel senso che intanto io sono, mi deve scusare, un po' perplessa sulla sua osservazione nell'affermare il valore del movimento del federalismo europeo, che è un movimento ed è bene che ci sia. Io sono già un'iscritta, quindi non sto facendo, sto facendo una critica dall'interno, e però un'istituzione che sono 50 anni che c'è e che per fortuna intanto la guerra dentro i 27 stati l'ha scongiurata, all'esterno ancora, sui nostri mari ancora no, ma ci sono anche altri 6 paesi potenti e quindi con i quali questa Europa dovrà essere finalmente co-protagonista per poter scongiurare la guerra in senso mondiale, quando ci dovesse avere finalmente, io dico, un ministero degli esteri, vabbè, non ne andiamo. Quindi secondo me invece che porsi in termini di contrapposizione, magari inserirsi e cercare, lei dice siamo apartitici, io non lo so esattamente, perché ogni volta che vogliamo non sporcarci le mani nel senso positivo, non prenderci le responsabilità, gli oneri e gli onori, diciamo siamo apartitici. Io secondo me ritengo che dentro questa struttura invece, se abbiamo delle proposte tipo quella dell'esercito, che per esempio io non la condivido perché li toglierei proprio gli eserciti, però comunque va bene, dobbiamo farle dal di dentro, non dire noi saremmo più bravi, perché io non ho capito a questo punto il nostro essere più bravi di federalisti europei dentro quali carte si potrebbe giocare, tranne che stare qui quattro amici al bar che stanno dicendo sarebbe bello così. Oggi non lo possiamo fare, diventa un discorso astratto, ecco in che senso. Mi taccio. C'è qualche altra... Posso dire una cosa? Vorrei rispondere un attimino alla Anna Caponia, carissima amica, che non è che noi siamo apartitici in questo contesto. Ognuno ha il diritto di abbracciare il proprio partito, la propria religione, il proprio colore di pelle. Noi siamo riuniti perché vogliamo, no, sancire il dialogo di pace e siamo contro la guerra. A questo mira un MFE. Non ho detto il contrario, Angela. E tu hai detto siamo non condividi l'affermazione che siamo apartitici. Non siamo apartitici. Il movimento è apartitico, però è da sottolineare che va a sancire, no, una conquista di cittadinanza, conquista che si è persa oggi. E parla di politica alludendo alla polis, non alludendo al contesto in cui stiamo vivendo, da cui i giovani vogliono puntualmente prendere le distanze, vero ragazzi? Cercando di formare i giovani. E la cosa che apprezziamo di più è il GFE, cioè quella energia che si mette in gioco proprio per la formazione dei giovani, perché possono effettivamente raccogliere i valori di una volta. Il movimento è apartitico. Tu lo sa, lo so che non sei a partita. Al di là del sapere non ho detto questo. Comunque, è una porta aperta. Io sono lieta che tu mi sappia, perché vuol dire che stai in compagnia, quasi non mi so io. Insomma, mi sembra un po'. Comunque, ok, va bene. Io volevo soltanto, io non conosco nel movimento federalista, sono veramente nuova in questo argomento. Volevo, noi circa Gabriella Guglietti, circa un mese e mezzo fa, io e la docente, la collega Serino, abbiamo partecipato a un'altra riunione in cui ci dicevano Europa è uguale noi, non so se ne è al corrente. È un'iniziativa del Ministero delle politiche estere, in cui il proprio Frosinone è stata eletta come uno dei 3 poli di tutta l'Italia. Quindi questo movimento federalista potrebbe anche associarsi, visto che abbiamo avuto questa fra virgolette coincidenza, poter far proprio questa casualità e essere anche molto più assertivi con questo discorso del